Ciao a tutti. Allora, novità dicembre 2013. Indiana Line Diva 552. Sono diffusori da pavimento, come potete vedere, a tre vie, della serie top praticamente della ditta italiana. Vorrei spiegare solo una cosa: l'Indiana Line è una delle ditte più vecchie che possiamo trovare in Italia, più di 40 anni di prodotti, tutti diciamo di fascia abbastanza economica, ma sempre con un rapporto qualità-prezzo buonissimo. Ecco, ultimamente, soprattutto con l'ultimo progettista, che è un ragazzo bravissimo, hanno costruito, hanno progettato, hanno pensato questa ditta, questa linea qua che si chiama Diva. E io prima avevo avuto le 655, quelle un pochino più alte con il doppio woofer, che mi erano piaciute molto anche come finitura, ma devo dire che queste secondo me sono un filino più azzeccate ancora di più, e vi spiego anche il perché. Intanto partiamo dal prezzo, che si aggira attorno ai 740 euro, come dicevo prima, ad oggi nel dicembre 2013. La finitura bellissima nera laccata. Ci troviamo davanti a una cassa a torre, ma di dimensioni molto molto contenute, quindi di facilissima posizionabilità in casa, visto che le case sono sempre più piccole, le mogli sono sempre più arrabbiate per queste cose, e l'hanno pensata giusta con questa cassa qua. E troviamo un trevie, quindi abbiamo tutta la banda, diciamo, di frequenze, no? Con un tweeter che è sospeso, per così dire, nel senso che è montato su una guarnizione in gomma, quindi non trasmette e non sente, o almeno molto meno, le vibrazioni. Abbiamo un medio con una finitura particolare della, diciamo, della membrana, e abbiamo un woofer e medio sono da 13 cm, che ci ricorda un po' il woofer ScanSpeak, quello montato sulle Sonos Faber, con questa, diciamo, specie di godronatura, di, insomma, di arricciatura del cono in carta. E abbiamo il reflex anteriore. Questo ci permette di posizionare le casse anche vicino al muro senza nessun problema. Le casse sono bilanciatissime. Io sinceramente, come quasi tutti i prodotti Indiana Line, sfido a trovare un prodotto con rapporto qualità prezzo così buono, perché con 740 euro, poi c'è un filo di scontistica, sinceramente con questa finitura e questo suono si fa veramente fatica. Vi faccio vedere un po' le dimensioni, visto che ancora sul sito ufficiale non ci sono. Abbiamo un'altezza di 83 cm, una larghezza di 16 cm e una profondità di 24 cm. Le casse hanno anche le sue copertine nere. Vedete come stanno bene anche così, è la classe. E adesso spegniamo l'ampli e le faccio vedere di fianco, poi le stacco dietro. Vedete, anche di fianco non sono per niente grandi. Dietro troviamo l'attacco per il B-Wiring, bei connettori in placati oro, sono di buonissima qualità. Per la dimensione dell'ambiente, direi che si può partire da tranquillamente un 4x4 senza problemi, ma anche per arrivare a ambienti molto più grandi, insomma, non hanno grossi problemi. Ecco. Non rimbombano molto,
anzi direi che quello è l'ultimo dei suoi problemi, però sempre avendo un bel basso, bello corposo, strutturato bene. Il medio alto, come tutte le Indiana Line, è ottimo, questo addirittura, essendo il top di gamma, è ancora più raffinato, si parla di diffusore molto molto vellutato come tipo di suono. Bene, le faccio vedere un po' da vicino.